Ciao a tutti, da me e da Pomettino! Molto bene, partiamo già tutto con un'inquadratura top top top. Che cosa andiamo a fare oggi? Una cosa nuova, andiamo a sistemare i capelli a Ruby 2. Questo è Ruby con l'outfit 1 nella scatola dell'outfit 1 e questo è Ruby nella scatola dell'outfit 2. Molto molto bene, se vi ricordate nel suo video avevo faticato abbastanza con i suoi capelli, erano veramente conciati e poi volevo fargli asciugare più piatti, magari e mossi sulle punte. Invece che cosa è successo? Si è proprio asciugata la situation così e sono molto sceni, sono tutti tipo mezzi arruffati, un po' mossi, un po' senza, non ha un senso logico, vedete? Sono proprio osceni e in più li volevo fare più lisci, non più lisci, sì, più meno, non lo so, più una roba del genere, appunto per differenziarla da invece questa che guardate la differenza, aspettate. È tutta, ha tutta un senso, vedete? Ogni boccolo al suo posto, ogni boccoletto al suo posto, ogni capello al suo posto. Non sono perfetti, ovviamente, ma sono bellissimi e sono gonfi. Quindi volevo appunto su di lei fare una cosa, una nuova piega, fare la piega in poche parole. Allora, cerchiamo di sistemare un po' qui la situation perché la vedo dura. Vi faccio vedere gli ingredienti che ci serviranno, cioè che mi serviranno. Ho qui questa piastra che è già accesa, devo stare attenta. Praticamente questa della, metti a fuoco per favore, Remington. Non so i gradi, sinceramente, non ve lo so dire, però qua praticamente è zozzissima, praticamente è zozzissima, orribile, mezza rotta, ma a posto di buttarla ho detto, boh, provo a utilizzarla così. Questa ha due potenze, questa è al massimo, io l'ho messa alla prima tacchetta, quindi non so dirvi sinceramente i gradi, è abbastanza oscena, ma serve che faccia il suo compito. Poi avrò qua un pettinino, poi qualche molletta, bla bla bla, una forbice nel caso si deve tagliare qualcosa. In più, essendo che non so effettivamente come sarà l'inquadratura, perché è un esperimento, voglio vedere anch'io, perché un conto è farlo tra me e me, senza telefono davanti a tutto, quindi ci saranno delle inquadrature strane, secondo me. Non lo so, vediamo un po' che cosa riesco a combinare. E poi, per tenere fermo lo stand, andrò a mettere dei pezzettini di scotch con questo, che così si stacca e si rimette nella posizione che devo mettere. Così. Vabbè, poi vedrete. Molto bene, questo è, vediamo che cosa combino. Adesso cambio un po' la inquadratura perché sennò è impossibile. E cominciamo a sistemare i capelli di questa Ruby. Molto bene, proviamo da questa angolazione. Non lo so. Allora, per prima cosa, come vedete, l'ho fissata qua e ho girato lo stand per non avere niente qua che mi disturba. Vedete, è girata. E poi, per prima cosa, le andiamo a tirare su i capelli, così partiamo dalla parte dietro. Però, prima ancora di fare questa cosa, non so se mi sentite perché sono un po' lontana, tiro su un po' i capelli a caso. Molto bene, ma proprio molto a caso. Purtroppo non ho niente per fissare la bambola in una maniera un po' più comoda. Però per il momento questo è questo abbiamo. Vado a prendere una ciocchettina in mezzo, che è dove quasi non si vede, per provare la piastra. Ok, comunque ogni bambola non so se è uguale o no. Quindi andrò semplicemente a provare la piastra prima di cominciare a fare tutti i capelli. Molto bene, molto bene. Ok, questo ciuffo adesso lo lasciamo qui e vado a tirare meglio sui capelli. Guarda, proprio lei ce l'ha proprio tutti arruffati, vedete? Proprio sono conciati, ma non so che cavolo hanno combinato a questa povera Ruby. Veramente mi fa tristezza vederla così. Quindi li andiamo a sistemare ora. Io non so se starete vedendo qualcosa perché non sto vedendo il telefono. Allora, vado a pettinarli. Se qualcuno ha qualche idea su come tenere bloccata la bambola per fare queste cose, per favore me lo dica. Io non ne ho più idea. Porcaccia la miseria. Allora, vedete, proprio le punte poi ciao proprio. Allora, mettiamo Ruby bene sullo stand. Questo non ci serve e partiamo con il primo ciuffo. Allora, vediamo un po'.
Io vorrei farlo in una certa maniera, ovviamente, ma sarà ovviamente la piastra che deciderà il tutto. Vediamo un po' il primo ciuffo come esce. Ok, allora si è lisciato abbastanza con un ricciolino alla fine. Niente devi stare ben attaccata, signorina, ben attaccata devi stare. Capisci? Capisci? Come l'ho detto? È veramente incredibile, e faticoso. Ma noi ci proviamo lo stesso. Ok, adesso vado avanti un po' io e poi a fare la prima striscia e poi vediamo. Bene, allora ho fatto la prima striscia, adesso stacco un attimo questo scotch così riesco a girarla. Allora, questo non c'entra un tubo, mettiamolo davanti. Ne sono venuti così, un po' più mossini e un po' più tu non sei stato piastrato e un po' più liscini. Comunque poi alla fine, nel caso se c'è qualcosa un po' troppo moscio, un po' troppo riccio, si vede alla fine. Intanto ho fatto la prima striscia. Guardate che chic, già che differenza confronto a prima. Adesso riprendo la mia matassa di capelli qui. Guardate la differenza. Non so se si vede perché io non vedo un tubo da lì. Allora, qua c'è il suo buco in testa. Adesso vado a prendere altri capelli. Praticamente cerco di prendere ciocchettine un po' più piccole perché ho notato che si riesce a fare meglio. Non guardate le condizioni di questa bambola in questo momento. Facendo delle ciocchettine piccole si riesce meglio a fare todos. Io non so perché mi metto a fare questi video che non so nemmeno io come farli. Vabbè, smollettiamo. Adesso mettiamo Ruby, la mettiamo qui, così vedete anche voi, e cominciamo da questa parte. Attacco lo scotches e capiamo tutto. Allora, mettiamo indietro e facciamo praticamente la stessa cosa che abbiamo fatto prima. Veramente hai dei capelli orribili, arruffatissimi. Non lo so. E sì che alla fine è uguale all'altra. Forse dovrei mettere qua un nastrino per tenerla ferma. Aspettate, vado a prendere un nastrino. Aspettate. Ok, allora le ho messo un nastrino qui e un altro cosino qua per tenerla più ferma. Molto bene. Allora, vediamo un po'. Qua ho preso abbastanza capelli, quindi dovrò fare ciocchettina per ciocchettina, così. Quindi adesso con calma, perché ci vuole calma e pazienza per queste cose, soprattutto con i capelli suoi, di lei, che fanno abbastanza cacà, come le mie inquadrature, però come ben sapete io faccio le cose così, come vengono, cioè come riesco. Adesso facciamo anche tutta l'altra parte e pian piano cerco anche di inquadrarvela. Oh, che fatica, che fatica. Ok, ed ecco qui anche questa parte qua fatta. Guardate già la differenza anche a toccarli e tutto. Sembra proprio un'altra bambola. Non vedo l'ora di vederla finita. Adesso tiro giù ancora un po'. Così. Allora, tutto questo arruffamento, tutto questo arruffatore. Ah, di qui. Che poi non, lei non ha tipo la riga, non le ho fatto la riga, le ho messo tutti i capelli all'indietro. Quindi boh, poi vediamo come fare. Non lo so nemmeno io, non lo so, non so, non so niente. Non so proprio niente. Adesso la cosa che si vede di più, che voi non vedete, adesso ve lo faccio vedere, è il bius. Il bius. Allora, per vedere io e per vedere voi, penso che questa vada bene così.
Qua, che professionalità, che vero pomettino, che professionalità. Molto bene, adesso andiamo avanti con tutto questo arruffamento. Molto bene. Ok, guardate qui che belli. Che sciccheri, che sciccheri. Continuando a trovare un sacco di nodi, un sacco di nodi. Io ho preso l'altra forbice, ma ho continuato a aiutare con questa qua gigante, però vabbè. Adesso mi rimane solamente tutta la parte qua, che tirerò giù pian piano, man mano, e non so nemmeno io come fare, perché è abbastanza un casino. Però boh, pian piano, pian piano. Direi di cominciare da questa parte, questi li blocchiamo qua davanti e li mettiamo qua. Guarda che si è mangiato lo scotch. Guarda che si è mangiato lo scotch. Perché non è semplice il fatto che comunque devo vedere io, ma dovete vedere anche voi, no? Quindi è un po' tutto così. Allora, prima di tutto pettino, perché se no ciao. C'è uno scotch che non è attaccato. Sei tu che non sei attaccato. O è la bambola. Guardate la differenza di questi e questi. Vedete? Che sciccheri, che sciccheri. Che sciccheri. Allora. Così. Tiriamo. Facciamo la prima passata. Faccio la prima passata un attimo per dargli una stiratina così. Per togliere un po' l'arruffamonte. E poi la seconda la faccio nel caso poi ne faccio un'altra, però perché questa si muove. Poi ok, dai, no, non è uscita, vedete? Devi stare ferma tu, signorina. Per cosa fai? Cosa stai facendo? Cosa stai facendo? Me lo spieghi? In più che ti sto facendo i capelli, che non te li lascio osceni come ce li avevi, no? Cioè, fatti fare, no? Fatti fare. Fatti fare. Un piccolo mossetto qua, ci voleva tanto, è stato così faticoso, anche se non è che mi gusta molto, eh. Ecco, ci voleva tanto. Bene, adesso facciamo che finisco anche questa parte qua e poi la vediamo da davanti, finalmente cerchiamo di capire se dobbiamo farci qualcos'altro oppure no. Molto bene. Molto bene, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Allora, eccola qui. Devo dire che l'ho liberata da tutte le cose, da trascoce, nastrini, l'ho liberata tutta. Allora, è stato abbastanza difficoltoso appunto per il telefono, per vedere lei, per far vedere lei, per vedere io, per muovermi io anche con la piastra e tutto, però come prima volta direi che ce la siamo cavati e ovviamente un po' di oscenità c'è, ma nei miei video, come si sa, tutto regolare. Molto bene, allora, secondo me sono usciti un po' più gonfi di quello che effettivamente volevo, però confronta prima, sono tutta un'altra cosa, vedete anche dietro, cioè adesso è proprio tutta un'altra cosa, tutta un'altra cosa. Guardate che sciccheri ora. Aspettate che abbasso un po' l'inquadratura. Là, intanto vi rimetto la foto del prima, così da capire bene. Vi metto sia la parte davanti, ecco, e la parte dietro. Molto bene. E qua adesso c'è lei. Guardate qua. Che sciccheri, che sciccheri. Questo
questo capello mi sta un po' rompendo, ok, che strano. Molto molto bene. Allora, la prima è andata, meno male, perché non mi piacevano proprio come erano i capelli all'inizio. Bello che io dico che li voglio un po' più meno pomposi e poi sono io che li vado a gonfiare. Quindi adesso mi metterò qui, ne abbasserò un po' i capelli e buon. Molto molto bene, quindi fatemi un po' sapere che cosa ne pensate di questa tipologia di video, un po' complicata da registrare, però, vero pomettino? Eh già, e adesso vediamola vicino all'altra Ruby. Ok, almeno adesso una ha i capelli un po' più, come si dice, meno pomposi e l'altra più pomposi. Molto molto bene, sono molto molto soddisfatta, lasciamole vicine perché sono molto molto carine. Sei soddisfatto, pomettino? Molto molto bene, grazie Pomettino. Quindi niente, basta. Basta. Buon. Molto, sono molto soddisfatta di come è venuto, quindi Pomettino, puoi salutare. Bravo. Io vi ricordo Instagram e link Amazon giù nell'info box, very very well. Io vi ringrazio di aver guardato il mio video, vi mando un sacco di bacini. Ciao ciao ciao.